Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo un televisore monitor. Questo televisore è di Riccardo, che saluto. Ciao Riccardo, è della Samsung, poi vi metto in descrizione il modello esatto. Che problema ha questo televisore? Andiamo subito a scoprirlo insieme. Alimentazione, ma non abbiamo nessun LED acceso, quindi il televisore è proprio spento, non si accende. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad aprire il televisore e andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Una volta aperto il televisore, quello che troviamo è l'alimentatore e la scheda logica. Una cosa che ho dimenticato è quella di togliere una quinta vite che si trova in questa posizione qua nello schienale, quindi sono 5 viti. Tolte le 5 viti, dalla parte frontale ho tolto il pannello e poi abbiamo questa, diciamo, questa lamiera che contiene scheda madre e alimentatore. La prima cosa che vado a fare è quella di verificare visivamente se ci sono dei componenti guasti o bruciati. Metto l'alimentazione e poi vado a fare le varie prove per verificare se abbiamo le uscite dell'alimentatore. Ho rimesso l'alimentazione e adesso voglio provare a vedere un po' le tensioni che ci sono in giro. Quindi partiamo sul primario qui, su questo condensatore, vado a vedere se abbiamo 315 volt, quindi fino qua è tutto ok. Adesso andiamo a vedere sul secondario, qua abbiamo una tabella con indicato le uscite di alimentazione. Facendo attenzione vado a misurare, questa è la linea dei 12 volt ma non abbiamo niente, poi quella dei 5 volt, niente da fare anche qua. Quindi non abbiamo nessuna alimentazione sul secondario. Niente amici, prima di continuare voglio togliere tutta questa roba che hanno messo qui intorno. Vado a dare una bella pulita e vado a verificare un po' di componenti. Mentre stavo ripulendo la resina qui sotto sui piedini del MOSFET, quando ho girato per identificare i pin, ho notato che questi pin hanno delle saldature fredde, quindi potrebbe essere questo il problema. Tra l'altro, con la luce qui si vede anche molto meglio, c'è questo condensatore gonfio che poi lo vado a testare, ma sicuramente lo vado a cambiare quasi quasi, visto che sono due gemelli. Secondo me conviene cambiarli tutti e due, perché anche questo qui inizia a gonfiarsi un attimino. Ma prima di tutto, prima di saldare, vado proprio a rifare le saldature del MOSFET, perché secondo me qui ci sono delle saldature fredde. Dopo aver ripassato le saldature, adesso non vedo l'ora di provarla. Prima di andare avanti però gli do una bella ripulita con un po' di alcol isopropilico e poi andiamo a rimontare la scheda. Bene amici, la scheda è in posizione. Ricordo che ho soltanto ripassato le saldature sotto al MOSFET e non ho fatto nient'altro, a parte qualche piccola misurazione di controllo sui vari componenti, ma non ho trovato niente di rotto, quindi soltanto le saldature fredde sotto al MOSFET. Non perdiamo tempo, il multimetro è pronto qui da parte, andiamo a dare l'alimentazione inserita e vediamo subito qui il lampeggio dello standby. Perfetto, andiamo a fare le misurazioni. Quindi metto il puntale sulla serigrafia del GND e vado a vedere i 5 volt. Vediamo, perfetto, 5 volt precisi. Adesso vado a controllare i 13 volt. 13 volt precisi, mi si è mosso il puntale, ma comunque
Perfetto amici, ecco qua. Direi che la scheda è funzionante, ma aveva soltanto le saldature fredde qui sotto. Ma però prima incrociamo le dita e andiamo a rimontare il tutto e vediamo che cosa è cambiato. Televisore rimontato ed è pronto qui per essere provato insieme a voi. Ma prima di andare avanti voglio ricordare a tutte le persone che non sono iscritte di farlo subito, perché porterà un contributo importante al mio canale, ma non soltanto per me ma anche per voi, perché con questi video posso anche aiutare delle persone che hanno questi problemi e chissà quante persone magari riescono a risolvere il loro problema guardando soltanto un video. E poi non costa niente, iscrivetevi, fatelo subito. Bene, spina inserita, e adesso non mi resta altro che dare sull'alimentazione e vedere cosa succede. Bene, funziona ragazzi, sicuramente Riccardo sarà molto contento. Riccardo, se vuoi dare anche tu il tuo contributo, fallo qui sotto, scrivi un commento, come tutte le persone che mi vogliono bene, scrivete commenti, che porta soltanto benefici al canale. Bene ragazzi, vado perché ho altre cose da fare, vi saluto e ci sentiamo presto in un nuovo video. Ciao ciao!